Carlo, ciao. Con te vorrei aprire una finestra a beneficio di chi ci ascolterà per mettere il naso o dare una sbirciatina fuori da quella che voi ricercatori spirituali di nuova generazione, come si dice, chiamate Matrix, o gli antichi o gli orientali chiamavano e chiamano Maya, il mondo delle illusioni. Carlo Dorofatti. Tu sei scrittore, libero ricercatore, divulgatore, istruttore di meditazione, formatore nel vasto campo delle tradizioni spirituali d'Oriente e di Occidente. Conduci gruppi di meditazione, conoscenza e ricerca interiore. Qualche anno fa, esattamente nel 2010, hai fondato e conduci con amici, esperti, ricercatori come te, istruttori, il progetto Accademia ACOS, che è un ponte verso una comprensione più autentica, cito le tue testuali parole nel sito, per osservarci, per permettere a noi di osservare noi stessi, di risanare il nostro quotidiano e di ritrovare il senso più profondo e vasto di noi stessi e della vita. Nel 2012 poi fondi l'ordine ermetico tantrico e qui ci addentriamo nei meandri della tua mission, del filo d'oro, ordine iniziatico indipendente di ispirazione telemico matiana. E qui mi fermo. Intanto grazie Jasmine per questa possibilità, per avermi invitato nel tuo salotto straordinario, momenti di incontro comunque molto proficui, belli, poi io credo molto nella sinergia, nella relazione, nell'incontrarsi tra chi ha ancora magari un certo sentire, ecco, quindi è bello condividere anche un certo trasporto verso certi temi, certe esperienze, una certa ricerca. E quindi è bello anche incontrarsi, scambiare, conoscersi. Quindi grazie. E poi lo strumento online ci permette anche di fare questo a distanza, quindi usiamo al meglio quello che la tecnologia ci mette a disposizione, facendo anche di necessità virtù di questi tempi. Quindi Certo. online sta diventando un po' una formula indispensabile, insomma, per riuscire a comunicare. Quindi grazie. Grazie a tutti. So che tu hai un messaggio bellissimo da dare. Hai una mission molto profonda e molto ambiziosa in termini di portata, di importanza, di risonanza che ha il tuo operare in questa dimensione densa in cui ci troviamo ad abitare per dare un buffetto sulla guancia a chi ancora dorme nella sua illusione, completamente identificato nel proprio personaggio. Questa metafora che tu hai usato in un video che io ho guardato molto volentieri è molto interessante, ci riconduce sempre a lo spettacolo della vita che si svolge in questo teatro dove tutti noi abbiamo un personaggio, un ruolo, dei panni da vestire, un trucco e un copione da recitare. Siamo così presi dai nostri personaggi, dalle nostre interazioni e quindi anche il nostro agire, il nostro operare, il nostro rispondere all'interlocutore è sempre funzionale allo spettacolo stesso ed è più una reazione appunto che un'azione. Questo benedetto copione che noi abbiamo scritto e che interpretiamo nell'illusione di essere liberi e di usare delle parole nostre, una volta appurato che queste parole hanno un potere creativo e la loro risonanza nell'universo continua ad avvenire in eterno, quindi immagina la responsabilità che noi abbiamo. Ok, quando noi ci risvegliamo a questa illusione e la vediamo, e anziché essere sul palco, scendiamo un attimo e ci portiamo in platea e guardiamo gli altri agire mentre noi siamo un po' al di fuori. Dietro di noi però c'è la cabina di regia, c'è l'addetto luci, c'è l'orchestra che negli intermezzi suona la colonna sonora. E probabilmente questo teatro è di proprietà di qualcuno? Chi lo sa? O forse no, o forse è in comproprietà, ma c'è qualcosa al di fuori del teatro che ospita il tutto. E quindi ci sono livelli di esistenza diversi dove noi possiamo portarci, se abbiamo il coraggio di aprire gli occhi spirituali e di andarci per vedere dall'esterno quello che succede e forse disidentificarci dai nostri personaggi e scoprire che c'è qualcosa da cui proviene il suono che crea la realtà, che si fa materia. Bellissime parole, Jasmine. Tra l'altro, Come possiamo arrivarci, tu Carlo? occupandoti di cinema, di teatro, insomma,
So che questa metafora ti ha colpito. Sì. Intanto, magari interpretassimo il nostro copione. Magari in questo momento il copione che interpretiamo è scritto da altri, non è il nostro, è qualcosa anche tra l'altro di molto confuso e di poco attinente a ciò che siamo veramente e a ciò che la vita potrebbe e dovrebbe essere veramente. Quindi riappropriarsi intanto del proprio copione sarebbe già una bella conquista, un bel traguardo. Riallinearsi, come direbbero in Oriente, con il proprio Dharma, con la propria missione spirituale, con la propria natura unica, autentica, preziosa, evolutiva, in conformità, quindi con ciò che siamo veramente, ecco già quello sarebbe un grande risultato, no? Riappropriarci del nostro copione, senza limitarci invece a recitare un copione che ci viene, che viene scritto, che viene scritto tra l'altro dalla collettività umana, dalle abitudini, dalle convenzioni sociali, la religione, la scuola, la famiglia, tutta una serie di sistemi di credenza hanno poi creato tanti copioni per un'umanità sempre meno umana, sempre meno reale, proiettata in una realtà, in un piano di esistenza che a sua volta è poco reale, se ci rendiamo conto che è una illusione mentale collettiva molto convenzionale che non corrisponde alla realtà della vita che dovremmo vivere in senso evolutivo, in senso coscienziale. Quindi, senz'altro, renderci conto che come attori ci siamo fatti un po' prendere la mano, per cui va bene il metodo Stanislavski, cioè quello per cui devi identificarti col personaggio per essere credibile. Noi abbiamo un po' esagerato, cioè ci siamo troppo identificati con i nostri personaggi, con anche quelle parti di noi che sono necessarie nel momento in cui ci interfacciamo con la realtà, nel mondo delle relazioni, nei vari ambiti della nostra vita. Noi giustamente indossiamo dei costumi di scena e delle maschere appropriate ai vari contesti, ed è giusto, è normale. Solo che ci siamo identificati in senso assoluto con il nostro personaggio, per cui l'attore non si ricorda più di essere un attore che sta recitando, che sta portando avanti un'esperienza teatrale, evolutiva, attraverso la quale fare esperienza di emozioni, di sentimenti, anche in quello che è il labirinto della vita, nelle sue ambiguità, nelle sue contraddizioni, gioie e dolori. Tutto questo ha senso, però ecco, ci siamo un po' troppo identificati nei nostri personaggi, fino al punto in cui crediamo di essere solo quello, abbiamo perso la consapevolezza di essere quegli attori, ma peggio ancora crediamo che il palcoscenico sul quale ci muoviamo sia tutta la realtà e crediamo avere quelle scenografie di cartapesta che ci circondano. E quello è tutto il nostro mondo, non sappiamo, non ci rendiamo più conto che è una straordinaria rappresentazione. Ci siamo confinati all'interno di un'esperienza sensoriale, materialistica, con un senso di separazione gli uni dagli altri e fondamentalmente una profonda ignoranza di come stanno poi veramente le cose. Come stanno veramente le cose, Carlo? Veramente le cose stanno che noi dobbiamo sicuramente recuperare la consapevolezza di ciò che siamo. Noi siamo dei palombari svenuti nei nostri scafandri. Quindi lo scafandro, noi lo vediamo che si muove, mosso dalle correnti del fondale oceanico, ci sembra vero, ci sembra vivo, ci sembra che si muova, in realtà è solamente mosso per così reazione alle varie correnti che lo investono, ma dentro il palombaro dorme. Ecco, dentro il palombaro è svenuto. Quindi quello che io
cerco di fare a me stesso prima di tutto e poi come stimolo agli altri è un percorso di schiaffeggiamento del palombaro, insomma, cerchiamo di ripigliarci un attimo, di capire chi siamo veramente, al di là delle apparenze, al di là delle maschere, e quindi recuperare il senso della realtà, risvegliarci. Ecco, in tutte le tradizioni, soprattutto in Oriente, si parla del cosiddetto risveglio, cioè si parte dal presupposto che l'essere umano dorma, sogna, si sente isolato perché ha perso il contatto con il concetto di comunità, di coscienza unitaria, e quindi si arrabatta nelle sue vicissitudini oniriche, illusorie, cercando di sopravvivere tra le varie apparenze con le quali ha a che fare, prima di tutto l'apparenza di se stesso, avendo come unico riferimento il benessere sensoriale, materiale, che rappresenta i contorni dei suoi sogni, incapace di rendersi conto che sta dormendo, sta sognando, è in preda ad un incantesimo. Quindi il mondo di Maya, il samsara, quella continua ruota di incarnazioni inconcludenti che replichiamo senza uno sbocco reale di coscienza, di verità, di autenticità. Io dico sempre che noi siamo qui non certo per vivere questo copione fasullo, ecco, questo copione così stereotipato, così convenzionale, che non rappresenta l'essere umano nella sua essenza e nella sua possibilità di vita reale. Qual è lo scopo della vita? Io Carlo, penso. ho una domanda per Qui. te, legata più alla contingenza, però potrebbe essere fatta anche in qualsiasi momento storico. Diciamo che in questo momento in particolare assistiamo al fenomeno, senza voler parlare della dualità, non voglio entrare in merito a discorsi di carattere politico, economico, non mi interessa, sono super partes per scelta e ci siamo capiti su quale terreno abbiamo scelto di conversare. Abbiamo a che fare con persone spaventate per ciò che accade intorno a loro. Chi ha fede si aggrappa alla sua fede, qualunque nome abbia, qualunque colore abbia, senza rendersi conto che anche questa fede è una fede costruita con i suoi dogmi, con i suoi precetti, con le sue regole, con i suoi personaggi. Su misura per dare l'illusione di sicurezza, di stabilità, che tutto è sotto controllo. Ci siamo? È Ti molto parlo da lucida la persona, tua analisi, ecco, certo. ti parlo da persona credente, quindi sono doppiamente consapevole di quello che ti sto dicendo, perché io credo. Ok. D'altra parte, se da una parte c'è la paura delle circostanze, perché non si sa come gestirle e non si sa neppure come gestire ciò che accade dentro di noi in rapporto alle circostanze. Dall'altra c'è la paura di oltrepassare il limite della cosiddetta Matrix che include le religioni. Certo. Ma la salvezza vera, la vera salvezza, credo, ti prego, dimmi se sto dicendo una grande, No, proprio la, stai dicendo delle cose bellissime. ecco, la cretinata dell'anno, è proprio nel trovare il coraggio, forse, di abbandonare tutto per riavere tutto. Credo proprio di sì. Abbandonare tutto per poter uscire, metaforicamente parlando, dallo scafandro, Mollare un immersi precetto. nell'acqua che è la vita stessa, e poi semmai di rientrarci o di uscirci, decidendo di farlo consapevolmente. Guarda, Forse. la paura è figlia dell'ignoranza, quindi finché noi non sappiamo chi siamo e non ci domandiamo chi siamo,
siamo comunque eteroguidati, siamo manipolabili, siamo vulnerabili a mille condizionamenti, andiamo alla ricerca di rassicurazioni, non andiamo alla ricerca di verità, andiamo alla ricerca di conforto. Quindi non confondiamo la ricerca di come stanno le cose con la ricerca di rassicurazioni e di conforto. Nella grotta alchemica troviamo scritto sapere, osare, volere, tacere. Si parte dal sapere, quindi bisogna cominciare a farsi le domande giuste. Le persone poco sagge trovano una risposta per ogni cosa, le persone sagge trovano una domanda per ogni cosa. Quindi cominciamo a farci delle domande. E cominciare a colmare quel difetto di conoscenza, che non è una conoscenza mentale, nozionistica e intellettuale, ma è la conoscenza di chi siamo. Conosci te stesso, l'oracolo di Delfi, Tempio di Apollo, Nosce te ipsum, conosci te stesso. Quindi la conoscenza che è coscienza, che è consapevolezza, vidya. In sanscrito, avidya è il problema. Il problema non è la paura, la violenza, l'ego, la mente, il conflitto, la dualità o quant'altro, e tantomeno il problema è fuori di noi. Il problema è dovuto alla nostra avidya, cioè la nostra non conoscenza, non consapevolezza. Quindi dobbiamo cominciare a porci delle domande e a perseguire un cammino di conoscenza. Poi c'è osare, sapere, osare. Osare perché la conoscenza, una volta che viene applicata, una volta che ispira la nostra vita, le nostre scelte, sempre più consapevoli, sempre più in quanto soggetti attivi e non reattivi. Insomma, quando ci riappropriamo del timone della nostra vita, quella conoscenza deve farsi esperienza, deve farsi scelta, deve riflettersi nel nostro quotidiano. E qui bisogna osare, perché essere se stessi implica necessariamente un andare contro il conformismo, le convenzioni, la prassi sociale, il moralismo, una serie di standard, spesso molto ipocriti, peraltro. E quindi bisogna osare, bisogna avere il coraggio di essere se stessi, al di là di quello che vogliono che siamo. Poi anche lì quel vogliono, quel esterno, non è altro che il riflesso di ciò che si muove dentro di noi. Quindi dobbiamo essere anche sinceri con noi stessi nell'ammettere che noi, comunque determiniamo, creiamo delle risonanze con quello che poi si proietta come immagine fuori di noi, per cui i conti li dobbiamo sempre fare con noi stessi. Però osare, coraggio, quindi coraggio anche di andare a volte contro. Ecco, l'esperienza spirituale, secondo me, è un'esperienza straordinaria e quindi, in quanto straordinaria, è un'esperienza trasgressiva. Poi c'è sapere, osare, volere, cioè la capacità di allinearsi con la propria volontà vera, ovvero quello che è il nostro ruolo nel mondo. Lo possiamo sapere solo nel momento in cui sappiamo chi siamo, altrimenti non sappiamo che cosa vogliamo, fin tanto che non sappiamo chi siamo. Quindi una volta che sappiamo chi siamo, che osiamo determinare il nostro percorso, la nostra identità, allora ecco che andiamo a determinare la nostra realtà attraverso i nostri pensieri, le nostre azioni, le nostre parole, il nostro modo di essere autentici. E quindi ecco che esprimiamo il nostro Dharma, non siamo più schiavi del nostro karma, ma cominciamo ad allinearci con la nostra, naturale espressione. Tacere, tacere, che è l'ultima parola che troviamo scritta nella grotta alchemica, vuol dire non saltare a conclusioni affrettate,
non essere nel pregiudizio, non essere affrettati anche nel voler portare agli altri quanto stiamo ancora conquistando dentro di noi, non voler convincere nessuno perché ognuno ha il suo viaggio e deve essere rispettato, e quindi accogliere anche qualunque espressione, contatto con delicatezza e comunque in ogni caso sempre e comunque testimoniando quello che siamo. Quindi l'esperienza e la conoscenza non devono essere un qualcosa di ostentato, di così quanto sono bravo, ma quel tacere che è una capacità anche di discrezione, di tatto, di gentilezza, di comprensione dell'altro. E poi il messaggio noi lo veicoliamo con la nostra energia, con il nostro modo di essere, al di là poi delle nostre parole. Quindi il silenzio è anche quella condizione intima che ci permette di rimanere in sintonia con noi stessi, tutelando anche il nostro viaggio, che sicuramente, può essere anche oggetto di derisione, di obiezione, di avversione, e va bene, facciamo i conti anche con questo, in fondo, fa parte del gioco e abbiamo sempre da imparare comunque. Però, ecco, il tacere è anche quel non ostentare, quindi conservare quell'atteggiamento sempre umile, sempre di chi sa imparare da ogni cosa, nel profondo rispetto dell'altro, anche se l'altro sta ancora un po' sonnecchiando. E allora, va bene, cercheremo di, a prescindere dalle apparenze, trasmettere un messaggio attraverso la nostra energia che possa far vibrare la sua anima, al di là poi di quello che viene detto e fatto attraverso il corpo, la parola, le orecchie e la mente. In principio era il verbo. Tu sai quale passione io abbia per la linguistica, per l'eccellenza linguistica, per l'intelligenza linguistica? Ti ho messo a parte di qualcosa che riguarda la mia vita, cioè 10 anni trascorsi nella depressione, finché non ho capito che potevo accedere alla cabina dei comandi e scegliere le mie parole. Le parole con cui parlavo a me stessa, le parole che andavano a comporre i miei pensieri, che suscitavano nel mio cervello, come dire, la voglia di comandare al sistema endocrino, di creare un certo mix ormonale, quindi l'emozione, la voglia di fare o non fare, eccetera. Prima del verbo. Ecco, brava, era quello Cioè, che stavo quello che ti dicendo. voglio dire, Carlo, la mia curiosità è tanta su questo, perché sono un'appassionata di parole. D'altra parte mi rendo conto che le parole, una volta che vanno a definire quello che noi vogliamo così portare a manifestazione, limitano la nostra realtà a quello che esprimono, al loro significato e all'emozione convogliata attraverso l'espressione, la verbalizzazione del pensiero che è fatto di parole a sua volta. Ma prima della parola c'è il respiro. E tu mi parli di respiro. Allora, se io voglio condurre per mano i follower del mio canale a scoprire chi sono e il loro scopo nella vita e il loro messaggio, che è una conseguenza dell'aver scoperto il loro scopo, come posso riportarli e io con loro andare a risalire alla sorgente di tutto? Comincia a farli cantare, No! perché prima della parola c'è il suono, e il suono è vibrazione, danza, tutto attorno a noi vibra. L'universo è una grande danza di particelle, atomi, quark, energie, onde e particelle in continua trasfusione le une nelle altre, è danza, quindi è vibrazione. Il respiro ci connette a quel sostrato, a quel tempo-spazio, a quella grande dimensione cosmica nella quale tutto danza, tutto vibra. Tutto risuona e suona. E quindi, prima ancora della parola,
che è verbo, che è logos, che è il principio, che definisce, quindi da un certo punto di vista pone un fine al caos per definire un ordine possibile nel quale poi si determina il nostro piano di esistenza, la nostra recita. Ecco, prima della parola che definisce, che determina e che chiude, c'è il suono che è musica, che è danza, che è vibrazione, che è prana, che è respiro. Io infatti nelle mie meditazioni, quando propongo all'interno dei gruppi di meditazione talune esperienze, naturalmente si parte dal silenzio. Il silenzio si fa consapevolezza del respiro. Il respiro si fa suono, ma non è ancora parola, non è ancora mantra, è proprio suono, quindi l'uso delle vocali, le quali poi diventano mantra, diventano formula attraverso la quale si entra nel determinato. E tutto questo poi sfocia in danza. E quindi il corpo poi partecipa al ritmo, al suono, al respiro, alla danza. Il pathos si fa eros e eros si fa logos. E questo lo faccio proprio vivere nelle mie esperienze di meditazione, che all'inizio principiano con un'esperienza molto silente, immobile, centrata, raccolta, potremmo dire introspettiva, per poi piano piano fiorire attraverso il respiro, la vibrazione, il suono, il canto, la danza, in una festa, in una contemplazione, no? E io penso che noi siamo qui proprio per contemplare e arricchire di bellezza il mondo, contemplare e arricchire di amore il mondo. Uno quando mi chiede che cos'è lo scopo della vita, secondo me è questo. Noi siamo qui per contemplare la bellezza del mondo e arricchire di bellezza il mondo. Contemplare l'amore del mondo e arricchire di amore il mondo. Concordo con te al 100%. Ci sono arrivata magari in altro modo, ma sono arrivata a questa importante verità. Al di là delle parole e delle definizioni, questo è il fantastico mondo che siamo riusciti ad aprire stasera per coloro i quali hanno seguito questa intervista. E quindi a presto, il nostro è un a presto. A presto. Grazie Jasmine. Grazie. Grazie, grazie davvero. Salute a voi. Ciao a tutti, grazie. Grazie mille. E a voi eroi al prossimo appuntamento, la prossima settimana, sul vostro tubone alle 22:30 per un altro Soul Talk. Ciao a tutti e buonanotte.